Welcome back to my channel. Allora, benvenuti nel mio canale. Il video di oggi è un video diverso dal solito, perché questa è la famosa frase che io spesso vi dico, e cioè che il mio canale è anche il vostro, proprio perché comunque do la voce a certi casi che magari io reputo importanti parlarne. Oggi sono qua per un caso molto molto importante e ho bisogno di voi, ho bisogno di tutti voi. Cominciamo subito. La storia di oggi riguarda un Beagle. Meraviglia ha avuto la cattiva sorte di nascere con una malattia molto rara, e cioè a livello osseo. Ma la cosa più importante è che lo scheletro di questo cane è tutto ok. Però purtroppo il problema di Brandon, perché così si chiama, sono appunto le sue zampette. Io qui ho il mio telefono perché così vi racconto la storia. Brandon è nato con una malattia congenita e la padrona sta facendo di tutto per potergli dare una vita, un futuro migliore, perché comunque così com'è è destinato a una vita purtroppo piena di problemi, di difficoltà che già sta incontrando, perché non riesce appunto a camminare. Anche la cosa più piccola da fare, la cosa più facile da fare per lui è veramente un passo insormontabile. Quando io e Alessandra ci siamo viste, lei aveva questa visita da fare a Roma Sud e mi ha scritto un po' come è andata, come procede. Allora, ieri finalmente io e Brandon siamo stati alla clinica di Roma Sud. Purtroppo dall'RX è emerso che la sua malformazione, oltre ad essere congenita, è anche rara. Non solo a livello nazionale, ma casi come il suo non sono stati riscontrati neanche all'estero. Più cresce, più le sue ossa continuano a deformarsi. Per cui questo processo va arrestato. Ma comunque capire e studiare come intervenire e soprattutto come operarlo. Perché su Brandon si può intervenire, si deve intervenire in fretta, e anche perché il piccolo cresce, quindi le ossa naturalmente più cresce e più è peggio. Più cresce e più si deforma. Dovranno operare l'operabile e stanno cercando di capire com'è. Mi contatteranno a breve e speriamo bene. Allora, io adesso mi faccio per dare un po' una... per capire, ecco, insomma, per farvi capire un po' la situazione di cui stiamo parlando, io adesso vi mando dei video che appunto sono di Brandon e dimostrano proprio che la sua insufficienza nel camminare, la sua sofferenza, e quindi io vi lascio a questi video di Brandon, vediamo. Camminata, dai, vieni. Guarda che ti do. Vieni. Vieni. Guarda che ti do, vieni. Vieni. Thank you.
Come i bambini. Vuoi giocare? Monello. Sei un monello. Sei un monello. Amore, piano, non ti sforzare, non ti sforzare, piano piano. Piccino, piccino. Hai visto quanti amichetti ti vogliono aiutare? Non ti sforzare. Brandon, non ti alzare. Allora, vi siete fatti più o meno un'idea della situazione, della gravità della situazione di cui vi sto parlando oggi. Dunque, voi sapete che per operare un cane o comunque provvedere al suo benessere, eccetera, eccetera, ha un costo. Le cliniche naturalmente sono tutte private. Io per il mio piccolino sono andata a spendere oltre 3.000 euro. Quando si entra in una struttura privata non è uno scherzo, quindi servono tantissimi soldini. Lei mi ha scritto questo, che l'intervento probabilmente supererà i 7.000 euro, ma prima devono capire come intervenire e mettere delle eventuali protesi. Allora, questa storia è veramente straziante, raga, perché io l'ho sentita raccontare proprio da lei. Voi dovevate percepire, io penso che chi ha un pet può capire, insomma, il padrone in che stato di dolore è. Allora, dunque, questa è una visita generale, proprio lasciata dai veterinari che l'hanno visitato, e ve la faccio vedere anche a voi, ed è questa. Qui dice che Brandon presenta grave nognatismo, difficoltà nei movimenti dovuti alla presenza di deformazioni ossee sugli arti anteriori che agli arti posteriori. Quindi il piccolo Brandon praticamente ha tutte e quattro le gambe, come abbiamo visto, cioè come avete anche visto dai video, immobilizzate. Lo studio radiografico evidenzia deformità diffuse, e vi mando queste immagini ora. Questo è per quanto riguarda la radiografia. Evidenza difficoltà diffuse a tutti i segmenti e tutti e quattro gli arti. Un punto di allarme per quanto riguarda la sua crescita, ovviamente. Allora, queste sono delle sue parole che ha lasciato sul suo profilo Facebook, e adesso ve le leggo. Dunque, sto raccogliendo fondi per finanziare l'intervento del mio cucciolo, si chiama Brandon, ed ha delle malformazioni congenite, sia le articolazioni che le ossa storte, e siccome sta crescendo non reggono più il suo peso. Quindi va operato urgentemente, l'operazione è costosissima, ma solo così può camminare e smettere di soffrire. Attualmente è paralizzato da 10 giorni,
riesce solo a gattonare ferendosi i polpastrelli. Ha solo 5 mesi e sto lottando per dargli una vita serena e felice. Vi prego, aiutatemi, ulula ed abbaia dai dolori, ma nonostante tutto è coraggioso ed attaccato alla vita. Soprattutto è vivace ed affettuoso, nonostante ogni giorno lotta per fare dei piccoli passi. Ha difficoltà anche nel sollevarsi e fare i bisogni. Allora, lui per fare i bisogni, lei mette delle traversine e la fa lì, dov'è naturalmente, povera, povera anima, perché non può alzarsi, non può fare nulla, è costretto a stare a terra. E veramente è una storia veramente che mi ha colpito tantissimo e sono qui a diffondere il messaggio di aiutare Brandon, perché io penso che la vita di un essere vivente, indipendentemente che sia un animale o una persona, è importante, secondo me, allo stesso modo. Naturalmente se ci sono ortopedici, una clinica, un veterinario che sta sentendo questa storia e vuole contattare appunto la proprietaria del cane, eccetera, lo può benissimo fare. Tutte le info sono qui nell'info box. Allora, dunque, allora anche l'ortopedico è rimasto perplesso per il suo caso, ma però mi ha dato una speranza. Contatterà altri specialisti di fama internazionale che si occupano di malformazioni rare. Ovviamente tutte le sue ossa sono storte, quindi sarà impossibile ricostruire il piccolo interamente. Questo è un intervento impossibile, ma si operano le parti operabili necessarie, e tenerlo in piedi dovranno innanzitutto accertarsi se chirurgicamente qualcuno è intervenuto in un caso del genere, per poi progettare il tipo di intervento, che sicuramente sarà frazionato in più step, ovvero subirà più operazioni, e questo sarà necessario sia per non creare problemi di salute a Brandon, ma anche per vedere come le sue ossa reagiscono man mano, per poi raggiungere l'obiettivo finale. Questo comporterà probabilmente dei costi alti, abbiamo parlato già prima, ma l'importante è capire in modo da dare al piccolo una vita serena e felice. Questo è quello che è successo al piccolo Brandon. Io mi sento di dire due parole per quanto riguarda questa storia, e cioè cerchiamo di dare una speranza al piccolo Brandon, perché ne ha veramente veramente bisogno. Naturalmente lei mi informerà come sta andando l'operazione, come procede e tutto il resto, io anche vi aggiornerò. Quello che io vi chiedo a voi è di condividere questa storia in maniera da farla arrivare anche nelle mani giuste, perché tutto sta nel trovare una persona competente che si occupi di questo caso e che questo piccolo, questa povera anima innocente, insomma, non vaghi come una mina vagante per poi conclusioni zero. Ecco. Quindi ecco perché vi dicevo, se ci sono dei professionisti che stanno vedendo questo video, oppure se voi conoscete qualcuno che può trovare una speranza o trovare creare una situazione più adagiante per quanto riguarda questo piccolino, non esiti a contattare la padrona. Telefonare no, perché non c'è il numero per problemi di privacy, insomma, però ecco, una volta che voi vi mettete in contatto sul suo Facebook e le mandate dei messaggi, eccetera, lei poi, insomma,
vedrà con chi intende parlare. Io adesso vi lascio qui sotto nell'info box il suo IBAN per quanto riguarda le donazioni, che sono la cosa più importante per la riuscita di una vita felice per questo piccolo pet. Quindi mi raccomando, donate e soprattutto condividete, perché una speranza non si nega a nessuno. La padrona di questa meravigliosa creatura, di questo meraviglioso creaturino, perché è un maschietto, si chiama Alessandra Cimini. Ciao Alessandra. Vi lascio tutte le info qui nell'info box, quindi basta che cliccate e si aprirà una scheda dove ci sono tutte le informazioni. Quindi c'è l'IBAN per le donazioni, mi raccomando, sono molto 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 importanti, e ci sono dei contatti, quindi potete trovare Alessandra sia su Instagram che su Facebook. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.